tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuden e ragazzi, oggi ancora novità bersugose per quanto riguarda il futuro che ci dovremo aspettare su Fortnite. Di cosa voglio parlarvi oggi, ragazzi? Oggi vi voglio annunciare che presto troveremo su Fortnite una nuova modalità a tempo limitato, come quelle che abbiamo già visto precedentemente, la bellissima, ad esempio, se la ricordiamo, modalità Blitz, quella dove le partite erano molto veloci, o la modalità che c'è adesso, che è quella solo esplosivi, la modalità solo cecchini. Insomma, sta per entrare una nuova modalità che non è una modalità, diciamo, mai vista nei videogiochi. C'è stato praticamente un utente che ha scritto direttamente sui forum a Epic Games chiedendo appunto: ma ci sarà in Fortnite in procinto una modalità Guns? E allora ragazzi, vi spiego. Ha risposto Dustydevo, che è praticamente uno degli sviluppatori di Epic Games, e ha assolutamente tolto ogni dubbio. Ha detto sì, è in procinto anche la modalità Guns. Praticamente, ragazzi, in che cosa consiste questa modalità? L'abbiamo già trovata in Call of Duty, l'abbiamo vista anche in Battlefield, l'abbiamo vista in altri videogiochi FPS. Si parte tutti con una pistola, quindi cominciamo tutti con la medesima arma. Immaginandolo in Fortnite, saremo tutti sull'aeroplano e avremo tutti l'arma. Alla discesa, ragazzi, funziona in questo modo. Bisogna cercare, si può trovare un'arma migliore solo dopo aver fatto un certo numero di kill. Ad esempio, come faccio a spiegarvi? Allora, non è che dobbiamo andare a cercare le armi in giro nella mappa. Noi scendiamo, atterriamo, magari ci dice dopo 2 kill, Prank, cambi arma e ti diamo la mitragliatrice leggenda, la mitragliatrice normale. Quindi tu vai in giro, killi 2 tizi e automaticamente non hai più la pistola, ma ti viene assegnata una mitragliatrice e hai solo quella. Non ci sono, non è che puoi prendere 2 armi, 3 armi, 4 armi. Alla peggio puoi trovare in giro i kit medici, le pozioni, lo shield, le jump, le trappole, tutto quello che non riguarda il compartimento dell'armamentario puoi trovarlo, ma devi fare un tot di kill per avere automaticamente switchata l'arma fino ad arrivare, io mi immagino, che alla fine ti danno un lanciarazzi, ti daranno uno scaracca, ti daranno, non so bene come vogliono quelli di Fortnite strutturare questa modalità. Io ricordo su Battlefield 4 avevano inserito questa modalità: si partiva con una pistola, poi prendevi la mitraglietta, poi prendevi il mitra, poi andavi sempre più avanti e si giocava però in posti chiusi. Quindi giocate invece su una mappa così larga, deve diventare fuori una bella figata. Mappa, tra l'altro, che ha sempre e comunque il discorso della tempesta. Quindi non ha molto senso camperare, diciamo, cioè, perché arrivi alla fine che tu hai la pistola e ti trovi contro quello che c'ha il rocket, l'RPG. Questa, ragazzi, secondo me è veramente una delle modalità più interessanti che potremmo vedere su Fortnite e soprattutto una delle più divertenti, perché credetemi, ragazzi, è bellissimo giocare la modalità Guns. Io l'ho provata in altri videogiochi ed è veramente, veramente una modalità molto, molto divertente. Beh ragazzi, questo era proprio un video aggiornamento di una notizia che è apparsa poche ore fa in giro sul web, in giro sui forum. Spero abbia un po' stuzzicato, diciamo, la vostra curiosità e vi dico una cosa, dai, così mi scrivete sotto qua, ragazzi. Se doveste scegliere 5 armi, quale mettereste in ordine? Si comincia con la pistola e le altre 5 quali sono? Scrivetemelo qua sotto. Io vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!